Siena con un 3-1 che ancora brucia agli ospiti di questa sera, che sicuramente questa sera cercheranno la rivincita. Stanno per essere presentati i sestetti in campo. Classifica, dicevamo, che si sta gradualmente rimettendo in linea dopo i recuperi che sono stati giocati quasi tutti. Ci sono ancora squadre che devono recuperare qualche partita, ma rispetto a qualche settimana fa la Lega Pallavolo, le squadre in primis, hanno fatto miracoli per recuperare le partite perse soprattutto nel girone d'andata, e la classifica sta prendendo sempre più forma. Il sestetto dunque di Siena in regia Fabroni, l'opposto Romano, al centro Zamagni e Barone, a banda Dore Della Lunga con Yudin, il libero è l'ex di turno Pasquale Fusco, cresciuto di fatto nella società bresciana, e questa sera avversario. In panchina c'è coach Spanakis. Per quanto riguarda invece Brescia, che si presenta in questo momento il capitano, la bandiera Simone Tiberti, l'opposto il mancino Fabio Bisi, a banda con il numero 11 Gagliani, al centro 12 Candeli, 14 Esposito. E questa sera, dopo tre partite di assenza a causa di un problema, un'infiammazione al ginocchio, rientra Alberto Cisolla, e questa è una buonissima notizia. Non è ancora al meglio, ma già questo rientro fa sperare i tifosi bresciani. Il libero in maglia gialla è Andrea Frazzoni, coach Zambonardi sulla panchina, aiutato dal secondo allenatore Paolo Iervolino, accanto invece a Spanakis Fabian Omar Pelillo. Gli arbitri dell'incontro sono Michele Brunelli e Cesare Armandola, ha detto al video check Luca Biasin. Tutto è pronto per l'inizio del match. Siena dotata di un parco giocatori davvero impressionante, e dopo tanti problemi, un po' come tutte le squadre quest'anno, tra positività, infortuni, cambi, assestamenti molto complicati in un'annata davvero indecifrabile per tanti, sta trovando gradualmente la propria fisionomia. E questo inizio di girone di ritorno è interessante: vittoria con Cantù, con Cugno, con Ortona, dunque buon inizio. Gagliani battuto al salto, inizia il match, ricezione brutta per Siena, Tiberti palla in mano, dietro per Bisi, c'è l'invasione sotto rete per Yudin, primo errore punto per Siena. Si prepara dunque Andrea Gagliani alla battuta dopo il primo punto per i padroni di casa. Altra battuta, forza un po', Della Lunga riceve bene, Yudin passa altissimo, c'è anche un tocco a rete, primo punto dunque per Yudin, che si rifà subito dell'errore di poco fa in battuta Fabroni, regista di lungo corso e di grande esperienza. Gagliani, Tiberti, Candeli, la difesa di Siena, Fusco di là, free ball altissima, Franzoni in palleggio per Tiberti che spinge per Cisolla, il muro contiene, ancora Tiberti, dietro per Bisi, la difesa di Della Lunga va su Candeli, gioca con il muro, si ripropone Brescia, staccato Bisi, ancora la difesa di Della Lunga, bella azione, Fabroni, Yudin, muro out con l'ottima chiusura per Igor Yudin. Bello scambio, bel volley, questo avvio di partita. Un saluto a tutti i tifosi appassionati di pallavolo di Siena, che ovviamente seguono la loro squadra, ma giocando a porte chiuse ormai il saluto va anche ai tifosi di casa di Brescia, che non possono essere presenti, ma che prima dell'inizio del match, un paio d'ore prima, da qualche giornata a questa parte,
vanno ad allestire il San Filippo con quelle bandiere che vedete sullo sfondo, e dunque il loro pensiero per i loro beniamini in campo è quello di colorare le tribune per poi ovviamente seguire il match dal web. Due pari in attesa che un giorno, ma quel giorno prima o poi arriverà, i tifosi possono ritornare nei palazzetti. Udine, il pallonetto va giù nonostante il prodigarsi di Candeli. Terzo punto per Udine. Tutti lui gli ha messi a segno i punti per Siena. Ed è lo stesso australiano di passaporto, di origini russe, ma gioca anche nella nazionale australiana, che va in battuta. Galiani, Tiberti al centro, Esposito non chiude. Errore punto in attacco per Espo, così lo chiamano i suoi compagni. 4-2, piccolo allungo per Siena in questo avvio di partita. In battuta ancora Udin. Galiani, Tiberti al centro, Esposito, il pallone schizza via, ma molto bravo Udin a recuperare. Franzoni, Tiberti, ancora Esposito, il muro questa volta è in campo per Zamagni. Bravo lui a metterci le mani in modo deciso. Ancora Udin. Galiani riceve bene, Tiberti ancora per Esposito, questa volta chiude al terzo tentativo. Ovviamente con Cisolla sulla via di recupero e non ancora meglio, c'è bisogno del pieno apporto dei centrali per restare nel match contro la corazzata Siena. Buona battuta di Bisi, Fabroni a banda per Della Lunga che scarica il braccio destro sugli 8 metri. Tabellino che si muove anche per Dore Della Lunga, giocatore di altissimo profilo tecnico per questa Serie 2, come molti giocatori di Siena per la verità. Bisi, seconda linea, difesa di Fabroni, palla a filo, recupera Tiberti, seconda linea ancora per Bisi, il pallone va giù questa volta. Fabio Bisi, punto dalla seconda linea. E si prepara Cisolla alla prima battuta. Entra in campo Cisolla. Fallo per lui. Romano. Franzoni, Tiberti per Galiani, passa interno. Bravo Galiani. Si prepara Esposito. La ricezione a filo, Fabroni. Cisolla, Tiberti, spinge per Galiani che chiude protesta Spanakis, probabilmente per un tocco di disturbo su Fabroni che stava palleggiando. L'arbitro richiama il capitano Della Lunga. Spanakis protesta, ma il gioco riprende. Esposito, Fusco, Fabroni dietro per Romano che passa con il suo fendente mancino
Esposito era sbilanciato, non è riuscito a trattenere il colpo in difesa. Attenzione, Dora della Lunga la battuta. Franzoni si sposta, Tiberti sui 4 metri, spinge per Galliani, il pallonetto va giù. Bravo Galliani. Terzo punto anche per il Gallo. Mentre i giocatori di Siena accennavano ad una protesta per la difesa secondo loro riuscita, ma nemmeno più di tanto. Tiberti, meno uno Brescia. In difficoltà Iudin, Fusco recupera il pallone, è giocabile. Bravo Fusco, pallone di là, Cisolla, Tiberti spinge per Galliani, muro out. Su rigiocata Tiberti trova per tre volte consecutivamente Galliani a banda. I battitori di Brescia cercano con battute tattiche Iudin, in effetti è il più debole dei tre tra Della Lunga e Fusco. Ancora Iudin, questa volta in tuffo, palla dietro per Romano, muro, il recupero, la doppia di Romano che aveva anche toccato dopo il muro. Il richiamo per Tiberti, in effetti i giocatori bresciani erano attenti sul doppio tocco di Romano che non ha protestato, c'era naturalmente. Ancora Romano, seconda linea, pallonetto, recupera Bisi, Tiberti, ancora Galliani, bella la difesa di Fusco, Fabroni spinge, posto 4 per Iudin, tocca il muro di Brescia. Tiberti ricostruisce, ancora Galliani, chiamato agli straordinari in questo avvio di partita. Attenzione Brescia, ribalta la situazione di avvio del match, si porta più 2, 10-8, buon turno di battuta per Tiberti. È partito da meno 1, ora è più 2, un 3-0 di parziale. Ancora Tiberti, batte sempre lì su Iudin, riceve meglio, Fabroni, ancora Iudin, questa volta il tocco a muro sorprende Tiberti. Partita che si è rimessa in equilibrio in questo avvio. Riceve male Galliani, palla alta, Galliani deve rimediare, va su, un tocco, recupera Siena, Fabroni dietro per Romano, bella la difesa di Tiberti. Può contrattaccare Galliani, ancora Romano, palla alta per Iudin nel contrattacco, gioca sul muro e c'è il muro senza la copertura. Iudin è andato a piazzare intelligentemente il colpo sul muro, tocco morbido per cercare poi di rigiocarla, ma non c'è stato nessuno dei compagni pronto a rigiocarla. Da lì l'arrabbiatura di coach Spanacchi, se avrebbe potuto recuperarla lui, se solo avesse potuto, perché la palla era davvero davanti ai suoi piedi, ma nessuno invece dei suoi giocatori è riuscito a farlo. 11-9, Galliani, ottimo il suo inizio, migliore dei suoi. Battuta interessante, Eis di Andrea Galliani, 7 punti personali, anzi 8 con questo Eis per Galliani, che sta spingendo forte sull'acceleratore. 12-9, massimo vantaggio per Brescia, più 3. Ancora Galliani, la battuta scende out lateralmente dopo il tocco della rete. Dall'altra parte ringrazia e si prepara alla battuta il palleggiatore Marco Fabroni, classe 81. Galliani, Tiberti, dietro, Bisi, lungo linea, sta salendo di tono Brescia dopo un inizio timido. Ed è il centrale Candeli che si prepara alla battuta. Fusco in difficoltà. Si sposta Della Lunga, Bagher che torna di qua, Esposito, Tiberti spinge per Cisolla, gran palla di Cisolla,
che passa alto e mette a segno il 14-10, che va di pensierire coach Spanakis, il primo time out proprio per l'allenatore di Siena, che ha visto i suoi iniziare con grinta in maniera molto precisa, poi però Brescia gradualmente si è ripresa, si è affidata soprattutto ad un gran Galliani che ha messo a terra 6 attacchi vincenti, un muro, un ace, primo set più che perfetto per lui, ed ora Brescia si trova avanti di 4 lunghezze. Cisolla è in campo per la prima volta da 3 partite a questa parte, sta risolvendo il suo problema al ginocchio con esercizi specifici a cura dello staff medico della squadra e del preparatore atletico Paolo Scatoli. Ace di Candeli su Fusco, attenzione perché Brescia ora va a prendere di mira non solo Udin ma anche il libero Fusco con battuta jump float. Ancora Candeli, Udin riceve in palleggio Fabroni, seconda linea per Della Lunga, recupera Bisi dopo la difesa di Tiberti che palleggia poi verso Udin, Fabroni spinge per Romano, il pallonetto di Romano effettuato molto bene dall'alto verso in basso, come spiegano gli allenatori fin dalle giovanili, e con il tempo brucia la possibilità difensiva avversaria. 15-11, Cisolla riceve bene, Tiberti, seconda linea per Galliani, Siena difende, palla a filo, il contrasto con l'invasione di Della Lunga che alza la manina e dice sì, ha commesso fallo. Brescia più 5, 16-11, la battuta per Fabio Bisi. Della Lunga così così in ricezione, va lui poi ad attaccare, appoggia solamente su Bisi, Tiberti spinge per Cisolla, che botta per Cisolla. Eh sì, noi continuiamo a dire che non è al meglio, però 3 punti li ha messi giù senza colpo ferire. 17-11, prova ad allungare ancora Brescia, 17-11, Bisi fa partire il mancino, Fusco in tuffo, palla per Della Lunga, la difesa di Frazzoni, Cisolla, palla dubbia, forse doppia, non riesce, anzi cerca il campo, forse trova una deviazione, ma il video check, nel video check viene chiesta per invasione da coach Zambonardi, se non ho capito male. Ho pensato che fosse un tocco ciò che volevo verificare con il video check, invece coach Zambonardi ha chiesto di verificare l'invasione. Vediamo se l'invasione di Della Lunga c'è o meno. La rete si è mossa, ma non so se dopo, durante, vediamo. Non c'è nessuna invasione, dunque il punto è per Siena con l'errore che assegniamo a Bisi. 17-12, Siena prova a recuperare. Attenzione, battuta fa il centrale Zamagne. Galliani riceve abbastanza bene. Bisi attacca, il pallone rimane lì. Cisolla, ancora Bisi, seconda linea sontuosa. Quarto punto per il mancino. Ha preso coraggio Brescia dopo un avvio un po' tremebondo. Dall'altra parte Siena, dopo un avvio preciso, ha perso un filo di lucidità. Vediamo Cisolla in battuta. Il nastro della rete.
tifa per lui e Cisolla trova anche l'ace fortunato per il 19-12. Coach Spanakis chiama il secondo time out per Lema Villas Obe Siena, che è sotto di 7 lunghezze. Siena ha avuto un buon indietro soprattutto con Yudin, ma in questo momento nessuno dei giocatori in campo ha saputo prendere in mano con continuità la squadra. Dall'altra parte invece Gagliani, Bisi, ma anche lo stesso Cisolla, seppur dato a mezzo servizio, stanno giocando una partita molto buona, dunque per ora meritano il vantaggio. Stiamo a vedere che cosa ci riserva questo finale di primo set. Alberto Cisolla, la battuta. Yudin non riceve benissimo, palla staccata da rete, della lunga poggi in bagger, Cisolla, Tiberti al centro, Esposito per il 20-12. Si prepara una sostituzione per Siena, entra il numero 8 Leonardo Fantauzzo al posto di Yudin, probabilmente, anzi sicuramente per rinforzare la linea di ricezione. Ci sarà la battuta sul 20-12. Battuta molto buona, Fusco in difficoltà, palla per Romano, il muro su Romano, ancora Esposito, 21-12. Siena per ora è nella buca e fatica ad uscirne, Brescia ne approfitta. Cisolla. Fusco, Fabroni, palla in mano per Della Lunga che mette giù un lungo linea pauroso. C'è anche un po' di rabbia in questa schiacciata. Servita forse anche un po' poco Della Lunga in questo primo set. 21-13, Romano. La battuta termina in rete. Sostituzione, entra Orlando, centrale, ad alzare il muro su Tiberti. Mentre sul 22-13 va in battuta Esposito, che ha piazzato un attacco e un muro molto importanti poco fa. Il servizio è lungo. Rientra Yudin in campo al posto di Leonardo Fantauzzo, mentre entra in campo Ciulli, palleggiatore al posto di Fabroni. Della Lunga, Franzoni, Tiberti per Gagliani che scarica il destro per il nono punto personale del 23-14 in favore della sua squadra. Ciulli in campo nella partita di andata quando Fabroni non poteva essere ancora utilizzato, ritorna in panchina. Yudin, Fabroni al centro, out, l'attacco di Barone, errore per Siena, 24-14, set point. Palla per Yudin, passa molto alto in campo, è il quarto punto personale, il migliore dei suoi.
battuta, sostituzione anche in questo caso, la quinta sostituzione, entra in campo Panciocco al posto di Rocco Barone per il servizio. Set point. Buona la battuta. Tiberti si sposta. Palla per Bisi. Il pallone è in campo e Brescia si aggiudica questo primo set con sorprendente facilità. 25 a 15. Un set a zero per la Consoli. Centrale del latte McDonald's Brescia contro l'Ema Villas Siena. Primo set di questo anticipo della quinta giornata di ritorno del campionato di pallavolo Serie 2 Credem Banca. Secondo set che sta per iniziare tra
la console centrale del latte McDonald's Brescia e l'Emma Villas Sera, primo parziale vinto da Brescia con il punteggio di 25-15. Un'occhiata ai sestetti, Brescia presenta subito un cambio importante. Cisolla, come annunciato in partenza, ha giocato un solo set, peraltro bene, è al rientro quest'oggi, non vuole rischiare, dunque non prosegue il match. Peccato per Brescia. Al suo posto in campo si alterneranno Bergoli in seconda linea e Tascioli in prima, con il cambio under, dunque cambieranno nel corso del match in modo continuativo senza dover ricorrere alla richiesta all'arbitro ogni volta. Comunque buone notizie per Cisolla, che è rientrato, ha assaggiato il campo e lo ha fatto direi piuttosto bene nel primo set. I tifosi bresciani speravano ovviamente di rivederlo anche per il proseguo del match, ma per oggi lo staff bresciano si deve accontentare di un rientro leggero. Vediamo se anche senza Cisolla i bresciani riusciranno a ripetersi. Nel primo set hanno giocato molto molto bene, dobbiamo riconoscere che Siena dopo un buon inizio si è persa strada facendo, lasciando strada libera a Brescia. Attacco di Bergoli, palla dietro per Romano che passa molto bene. Un'occhiata anche al sestetto di Siena, che vede Fabroni in regia, opposto Romano, al centro Zamagni, Barone, banda Della Lunga e Iudin, libero l'ex bresciano Fusco. In battuta Siena con Romano. L'attacco di Bergoli viene murato. Siena si porta subito in vantaggio sul 4-2. Ancora Romano. Palla per Bisi dalla seconda linea, la difesa schizza via ma Fabroni riesce a recuperare. L'attacco di Gagliani non può essere preciso, Fabroni per Romano che passa dalla seconda linea. Punto per Siena. Va in battuta ancora l'opposto, Romano. Gli altri giocatori di Brescia, abbiamo parlato della sostituzione su Cisolla, sono Tiberti in regia, opposto Bisi, a banda Gagliani, autore di un primo set mostruoso. A banda dunque al posto di Cisolla si alternano Bergoli e Tascioli, al centro Esposito e Candeli, libero e Franzoni. Bergoli al servizio. Buona la battuta, Iudin riceve bene, palla per Della Lunga, mura Brescia, si ripropone Siena, al centro Barone, viene fermato da Gagliani. In battuta va Bergoli. Buona la battuta, in difficoltà Siena. Arriva Romano dalla seconda linea. Che difesa per Franzoni. Bisi viene murato. Si dispera Franzoni, che aveva fatto la difesa del secolo su Romano. Il muro però di Siena blocca la strada a Bisi. In battuta Dore Della Lunga.
battuta alzato per lui, molto forte. Franzoni si lascia cadere ricevendo. E poi sul muro di Fabbroni Brescia non può recuperare. Della Lunga, Franzoni, Tiberti, regia al centro per Esposito. La battuta dello stesso Esposito, in difficoltà Fusco, non una grande serata per lui, ricezione, Iudin passa alto, Bergoli difende sulla linea di fondo, Esposito va su, Bisi non può attaccare, Bagher di là, azione libera per Siena, Iudin, la palla vola via, Tiberti prova ad andare a recuperarla ma commette fallo. Ed è l'8-5 per Siena che manda in battuta Barone. Bergoli a ricezione, bene, palla dietro per Bisi. Chiude Bisi sfruttando un'indecisione difensiva dopo il tocco a muro di Siena, non irreprensibile in questa azione. Ancora Tiberti. Servizio su Fusco, riceve bene Fabbroni, seconda linea per Della Lunga, smarcato meravigliosamente. Della Lunga chiude senza patemi questa pipe, un esercizio di stile e potenza. Palla per Fabbroni. Out di poco secondo me, vicina alla riga comunque. Spanacchi si ritiene di non affidarsi al video check e forse fa bene perché la palla era leggermente fuori. 9-7, Andrea Galliani si prepara alla rincorsa per questa battuta dal centro dei 9 metri. Fusco in difficoltà e poi ne nasce un ace per Brescia. Ovviamente Brescia ha molto in meno, avendo dovuto lasciare in panchina Cisolla che ha riassaggiato il campo, ma secondo le previsioni ha giocato solo un set. Però Siena non può dare per scontato nulla. Fabbroni, palla per Romano che riesce a passare bene. Pur non giocando tantissimi palloni nel primo set, Cisolla è un atleta, un campione che dà grande sicurezza ai compagni di squadra solamente restando in campo. Tiberti per Bergoli, in difficoltà, ancora confusa la ricostruzione di Siena, palla per Tiberti, sì! Seconda linea di Andrea Galliani, che azione! 19, protesta Spanakis. Ma secondo me Tiberti ha fatto tutto bene, è andato nel campo avversario non passando dal campo, la palla è rientrata dalla stessa parte dalla quale è uscita e dunque a termine di regolamento il recupero di Tiberti era regolare, non so il motivo della protesta. Fabbroni al centro, chiude bene Zamagni. Ed è lo stesso Zamagni che si prepara alla battuta. Galliani non felicissima la sua ricezione, poi Bergoli staccato da rete appoggia, bene. Fabbroni spinge per Della Lunga, Bergoli in difesa c'è,
palla alta per lo stesso Bergoli che va su con coraggio e trova un punto importante. Bravo Bergoli che con coraggio attacca tutti i palloni. Una lunga militanza nelle giovanili bresciane, negli anni scorsi qualche volta nel primo gruppo di Serie A, spesso con la Serie C, quest'anno invece stabilmente con la Serie A, si sta ritagliando spazi importanti. Palla altissima per Tascioli che va su, c'è il muro su di lui. ...12-10... per Siena. Roma no alla battuta, battuta molto alta. Tiberti va al contrasto, palla per Roma no splendido dalla seconda linea, molto bravo l'opposto Mancino, sta salendo di tono Roma no dopo un primo set così così. Battuta al centro Esposito, botta tremenda nei tre metri, liberato molto bene da una sette, una veloce spostata alzata bene da Tiberti. La notizia comunque è che Brescia resta in partita anche senza Alberto Cisolla. Battuta per Tascioli. Rientra Bergoli. Si prepara Della Lunga. Out, pallone però molto vicino alla linea e in effetti il primo arbitro chiama lui stesso il video check. Io l'ho vista sulla linea, vediamo però se il video check conferma o meno. Palla forse fuori, vediamo. Palla out. Esposito su Fusco, Fabbroni, Romano appoggia, Tiberti difende agevolmente, palla alta per Galliani che passa molto alto con intelligenza. Brescia recupera, meno uno, secondo set equilibrato. Ancora Esposito, Della Lunga, Fabbroni spinge per Yudin, questa volta Bergoli cicca una difesa forse fattibile, ma da fuori è sempre tutto più facile. Poi dalla nostra postazione non possiamo capire se ci sono state deviazioni nel muro tale da rendere la difesa più complessa di quanto non sembrasse. L'errore in battuta per Barone. Si prepara Simone Tiberti. Yudin. Fabbroni spinge. Yudin chiude troppo. Errore. Tanti errori nella metà campo di Siena. Una squadra che sembra giocare con il freno a mano tirato. Rispetto ovviamente all'organico schierato in campo che, fatemelo dire, sulla carta è davvero pauroso. Poi però arrivano tanti errori, forse anche un po' poca convinzione, non sappiamo. Però in ogni caso Brescia recupera bene ed ora trova un muro
molto importante con Candeli. Muro che riporta in vantaggio Brescia per la prima volta in questo secondo set. Tiberti. Juden, bene su Fabroni. Palla dietro per Roma, no, pallone out, dicono i bresciani e lo dice anche l'arbitro. Spanakis però chiama il video check, pallone molto vicino alla riga, non sappiamo se dentro o fuori, molto vicino alla riga. Vediamo. Il pallone è dentro di un millimetro, di un centimetro. Il pallone schiacciandosi. È ferito vicino alla riga. E dunque pallone per Sira dopo la schiacciata vincente di Romano. Fabroni. Galiani, Tiberti al centro per Candeli, molto grintoso per il nuovo vantaggio Brescia sul 17-16. Finale molto equilibrato, il primo set ha visto Brescia scappare via a metà parziale e poi chiudere con un ampio vantaggio, 25-15. Storia diversa in questo secondo set con Cisolla costretto a stare in panchina come da programma, per la verità oggi è rientrato, ha giocato un set, lo staff ci ha detto che avrebbe giocato un solo set per provare il ginocchio, lo ha provato bene per la verità perché ha giocato un ottimo primo set, poi però come previsto si è seduto in panchina lasciando spazio a Bergoli e a Tascioli che si alternano sul campo in posto 4. 17 pari a servizio Igor Judin. Battuta al salto, violenta, Galiani in difficoltà, palla alta, va su Bergoli, l'appoggia lunga, errore per Bergoli. Battuta ancora forte di Judin. Bergoli va su, che lungo linea però, il ragazzino gioca senza paura, gliene diamo assolutamente atto, cioè, i mezzi fisici non sono quelli degli altri in campo, ma in quanto a coraggio non è di meno rispetto a nessuno, è alto solo 1,83, ma gioca con grande coraggio. L'errore di Candeli è piuttosto grave per Brescia, per Siena invece è un toccasana perché permette a Zamagni, anzi no, al numero 8 Leonardo Fantauzzo di andare al servizio con la propria squadra avanti di un punto. La pressione in questo momento è tutta per Siena perché se non riuscisse la squadra toscana a vincere questo secondo set senza Cisolla, uomo di riferimento dall'altra parte, sarebbe una situazione psicologicamente difficile. Brescia ora però è sotto di due, Siena allunga dopo l'errore di Bisi, anche se coach Zambonardi chiama un video check chiedendo la verifica su un'invasione degli avversari. Forse è solo un video check chiamato per prendere un po' di tempo, una sorta di time out un po' più corto. Vediamo. L'invasione non c'è, infatti. Attenzione perché è un errore piuttosto pesante. Brescia ora è sotto di due, Siena è in battuta con Fantauzzo. Galiani non riceve bene, Romano prova a punire Brescia, Tiberti è lì in difesa e poi arriva una ricostruzione vincente con Fabio Bisi,
per il 20-19. Brescia non molla, si aggrappa ad una difesa pronta e spettacolare di Tiberti. Chiama il timeout Spanakis, coach toscano, annusa un possibile tentativo di rimonta di Brescia e si gioca, avendone ancora due, la carta del timeout per frenare anche quella che sarà la concentrazione del battitore bresciano. Dopo il time out è sempre un po' più complicato andare in battuta, dopo il time out ci si ferma, cambia il ritmo, dunque spesso la concentrazione è più complessa. Sarà Fabio Bisi ad andare in battuta. 20-19 per Siena, un 7-0 però per Brescia. Vediamo se Bisi trova una delle sue battute più efficaci. La forza, Fusco però riceve bene, palla per Della Lunga. Che azione, molto brava Siena a chiudere con Della Lunga, un'azione perfetta da manuale, ricezione ottima su battuta non banale e palla spinta a banda per Della Lunga che non si fa pregare. 21-19, attenzione a Romanò al servizio. Difficoltà Brescia, Bisi la alza tantissimo per Bergoli che appoggia in palleggio. Fabroni, palla dietro per Romanò, la difesa di Brescia torna di là. Fabroni, la doppia di Fabroni, l'arbitro però non fischia. Tiberti spinge per Bergoli che prova a cercare un punto, gioco molto confuso, palla a filo e alla fine Della Lunga trova un punto al termine di un'azione rocambolesca. Secondo me la palla di Fabroni era onestamente doppia, però ormai è andata. Non so se però sia questo il motivo della protesta o un altro. L'arbitro richiama Tiberti alla calma. Tiberti è rimasto in campo a protestare, a parlare meglio con il primo arbitro. Ora va ad accomodarsi, prende tutto il time out, lo utilizza per parlare con il primo arbitro. Ora però bisogna rientrare in campo, dunque di fatto Tiberti il time out se l'è giocato restando a parlare con il primo arbitro. Cartellino giallo per le proteste. Si riprende a giocare, 22-19, Siena ha un vantaggio ora consistente in questo finale di secondo set. Romanò, battuta forte, palla direttamente di là, altro pallonetto di Della Lunga, uguale a quello precedente. Bergoli va su, muro out di Bergoli. Ed è lo stesso Bergoli che va alla battuta sul punteggio di 22-20. Brescia ancora in corsa, ma ovviamente Siena ha un vantaggio deciso per questo finale di
secondo set che ora va a 3 punti. Altro time out chiamato da coach Zambonardi. Si riprende a giocare, entra in campo Panciocco in prima linea ad alzare il muro su Fabroni, mentre in battuta c'è Della Lunga. L'attacco di Bisi. Pallonetto di Yudin va giù. Ed è 24-20 set point per Siena, che ha la possibilità di portare la contesa in parità. Della Lunga cerca l'ace, Bisi recupera un pallone al limite dell'impossibile, out la palla. Dunque Siena trova di fatto un ace con Della Lunga e chiude questo secondo parziale con il punteggio di 25-20. Un set pari tra gruppo consoli centrale del latte McDonald's Brescia e Emma Villas Siena qui al San Filippo, nell'anticipo della 5ª giornata di ritorno del campionato di pallavolo Serie 2 Credem Banca. Un set pari.
Un set pari tra la console centrale del latte McDonald's Brescia, l'Emma Villas Obe Siena, qui al San Filippo nell'anticipo della quinta giornata del campionato di volley di Serie 2. Parte Siena in attacco con Iudin, ma c'è il muro di Gagliani che inaugura questo inizio di terzo set. Brescia si riconferma in campo senza il proprio campione Cisolla, che ha giocato solo nel primo set, come lo staff medico ha consigliato la sua partita dopo 3 di assenza per un problema al ginocchio. In campo ci sono però Bergoli, che è in battuta, che sta giocando una buonissima partita, anche se ovviamente il tasso tecnico è ben lontano da quello di Cisolla. Bergoli si alterna con Tascioli in cambio, nel cambio under in posto 4. Il resto del sestetto di Brescia vede Tiberti in regia a posto Bisi. L'altra banda è Gagliani, che ha iniziato molto bene questo set con 2 punti personali. Al centro Esposito e Candeli, libero e Franzoni, tutti gli ordini di coach Zambo Nardi. Dall'altra parte Sparakis, dopo il pareggio nel secondo set, conferma in regia Fabroni. L'opposto è Romano. A banda ci sono Della Lunga, incrociato con Iudin. Al centro Zamagna, autore ora di un muro su Gagliani in posto 4, incrociato con Barone. Il libero è Fusco. Iudin, Franzoni, Tiberti per Esposito. Inizia però grintosa Brescia, pur senza Cisolla nel secondo set. Brescia ha giocato una buona partita. Siena si è ripresa dopo un primo set onestamente troppo distante dal proprio valore, però Brescia sta schiacciando molto sull'acceleratore, anche perché in ricezione in generale Siena non ha fatto vedere il meglio di sé, e dunque Brescia prova a schiacciare in battuta, provando a trovare qualche punto in più lì. Fusco questa volta riceve bene per Fabroni, passa alto Romano, palla che viene deviata dal muro e che se ne va lunghissima, punto per Romano. Gagliani, Tiberti per Gagliani, smarcato molto bene per il 5-2. Bravo Gagliani, ma bravo anche Tiberti. Per Gagliani dall'inizio del match 15 punti, davvero niente male. Fabroni al centro, muro su Barone, poi ancora Della Lunga. Difesa buona di Franzoni, palla alta per Gagliani che va su e trova un punto clamoroso. Quanto complicato, difesa importante in campo, poi una palla alzata in bagher altissimo e Gagliani che va su con coraggio a chiudere. 6-2 Brescia, che inizia molto bene questo secondo set. Ace di Tiberti, 7-2. Chiama time out Spanakis, incredulo della prova dei suoi in questo avvio di terzo set. Sono entrati in campo leggermente rilassati. Brescia invece partita a 1000, raccogliendo subito punti interessanti. Rientra in campo i giocatori dopo il primo time out chiamato da Spanakis. Battuta ancora di Tiberti, Fusco riceve bene, Fabroni per Della Lunga, sempre una sicurezza. Punto per lui.
della lunga nel secondo set è stato servito molto di più, ha trovato 6 punti. Ace di Romano. Anche lui meglio nel secondo parziale rispetto al primo, 6 punti contro 2. Ancora Romano al servizio. Gagliani riceve abbastanza bene, Bisi va da posto 4, non riesce a chiudere. Fabroni dietro per Romano. Buon inizio per lui di questo terzo set, 10 punti dall'inizio del match nel suo tabellino personale. Battuta ancora Romano. Batte direttamente in rete. Brescia dall'altra parte si prepara al servizio con Andrea Gagliani. Sbaglia il contatto sulla palla, difende però poi il primo tempo degli avversari, il tocco di Bisi, ricostruisce Siena, palla per Romano, difende Tiberti, Franzoni per Bisi, difende che da questa parte molto bene Iudin, poi Romano, palla out. Le difese protagoniste in questo scambio, da una parte e dall'altra alla fine arriva l'errore di Romano. Gagliani. Ace del Gallo per il 10-5. Brescia gioca con coraggio. Mentre Siena alterna cose di altissimo profilo tecnico che le competono, mi verrebbe da dire, ad altre invece meno, un po' per merito di Brescia, un po' per demerito proprio. Grande muro di Candeli, questo è un muro di quelli che lasciano il segno su Barone. Sostituzione, entra in campo Andrea Truocchio, centrale di 2,05 m, molto giovane, classe 2000. Gagliani, questa volta la battuta termina direttamente in rete. Attenzione a Della Lunga. Franzoni, Tiberti dietro per Bisi. Non c'è il tocco del muro, infatti non chiama il videocheck Zambonardi. Chiama un time out Zambonardi, è in vantaggio di 4 punti ma non vuole lasciare nessuno spazio anche mentale agli avversari. Rientrano in campo i giocatori con Dore Della Lunga, per lui 9 punti dall'inizio del match.
Franzoni riceve sui 4 metri, Tiberti si sposta, scarica per Bergoli, difende della lunga, palla staccata per Romanò, prova a forzare ma trova sulla sua strada il muro ben piazzato di Fabio Bisi. Alla battuta Candeli. Iudin riceve in palleggio al centro, chiude bene il nuovo entrato Truocchio. Al suo primo punto. Ed è lo stesso giovane centrale che va in battuta. Gagliani non riceve bene, alza in bagger per il primo tempo Esposito, non chiude però il giocatore bresciano, poi Franzoni recupera. Tiberti dietro per Bisi e c'è il muro, questa volta molto ben calibrato di Iudin e Zamagni, l'ultimo a toccare penso sia stato Iudin. 12-9. Siena al servizio, Gagliani, Tiberti si sposta dietro per Bisi, pallone fuori asse dall'uscita di Tiberti, molto vicino alla rete. Bisi non può fare molto di più. Bresci in recupero, scusate, Siena in recupero, battuta ancora centrale Truocchio, errore a servizio questa volta per lui. Si prepara la Consoli alla battuta con Fabio Bisi. Prova a forzare ma non trova il campo. Dall'altra parte toccherà al palleggiatore Fabbroni. Ha iniziato la stagione a Lago Negro, poi le due squadre hanno effettuato il cambio dei palleggiatori ed è tornato a Siena con Salsi che invece è andato a Lago Negro. Attenzione, un problemino fisico per Fabbroni. Vediamo. Un po' di preoccupazione nella metà campo. Viene subito sostituito. Attenzione. Dentro il palleggiatore Ciulli al posto di Fabbroni che ha sentito una fitta alla gamba destra se non sbaglio, o sinistra, no, sinistra, polpaccio sinistro mi sembra, da come si comporta in panchina. Fusco, palla dietro per Iudin, la difesa di Franzoni, arriva poi Gagliani ma c'è il muro di Zamagni. Dunque fuori Fabbroni, dentro Ciulli, palleggiatore che tra l'altro giocò nella partita di andata per tutta la durata del match. Fabbroni allora non poteva essere impiegato. Era un recupero infatti quello tra Siena e Brescia. Brescia si impose per 3-1. Ciulli però è tutt'altro che un cattivo palleggiatore. Secondo la mia opinione, certo l'esperienza di Fabbroni è maggiore, ma non è affatto, lo ripeto, un cattivo regista. Vediamo la palla di Iudin, vediamo se è dentro o fuori la battuta, io penso sia sulla riga, però stiamo a vedere che cosa dice il video check. La palla è in campo, dunque l'Eis per Iudin, Siena ormai a meno uno da Brescia, ancora Iudin.
battuta al salto, cerca di sorprendere Galliani con una palla non violentissima ma ben calibrata sul lungo linea, esce di poco. L'idea però non era malvagia. In battuta Esposito. Prova a forzare ma il pallone termina direttamente in rete. Zamagni, Franzoni, Tiberti spinge per Galliani che passa con ottima scelta di tempo. Migliore dei suoi Galliani, 16 punti dell'inizio del match, è proprio anche il migliore in campo per quanto riguarda i punti. Fabroni sembra proprio non farcela, zoppica a bordo campo. Palla per Della Longa al muro di Fabio Bisi, su di lui. Ecco, questo pallone di Ciulli non era dei migliori, leggermente arretrato rispetto all'anticipo in rincorsa di Della Longa, era andato molto veloce. Tiberti, palla dietro per Romanò che chiude bene. Ottimo lungo linea. Romanò alla battuta. Franzoni riceve, Tiberti con una mano per Galliani che però la schiaccia out, peccato. Era uscita un'azione per Brescia davvero clamorosa, il pallone è uscito. 17-16 Brescia, Romanò con i toscani in recupero. Franzoni a terra, Tiberti, palla dietro per Galliani e gli ridà subito fiducia. Ancora per la terza volta Galliani, alla fine però c'è il muro di Della Longa. Ovviamente poi la coperta diventa corta, ma in questa situazione Tiberti ha pensato, secondo me giustamente, che Galliani potesse dargli più garanzie da posto 2 rispetto a Bisi da posto 4. L'opposto mancino da posto 4 fa sempre un pochettino più fatica rispetto al destro da posto 2. Con 3 schiacciate però consecutive nel giro di un minuto, Galliani non è riuscito a passare. Parità 17-17, un set pari, partita assolutamente equilibrata, per chi seguisse solo da ora l'incontro ricordiamo che Cisolla nella metà campo di Brescia ha giocato il primo set, oggi è al rientro dopo l'infortunio al ginocchio che l'ha tenuto fuori per 3 partite. Aveva in programma di giocare un solo set come ordinato dallo staff medico, l'ha fatto anche abbastanza bene, poi ha lasciato spazio a Bergoli e a Tascioli. Dall'altra parte invece poco fa si è infortunato Fabroni ed un polpaccio e dunque è uscito. Alza la mano Della Longa sulla chiamata di video check di Zambonardi. E dunque il punto va a Brescia. Diciotto-17. Galliani, Ciulli al centro, difende Brescia, Tascioli viene murato.
Punto per Siena, parità 18-18, Della Lunga. Leis su Bergoli. Commette invasione Tiberti. Ancora Bergoli in difficoltà, ace per Della Lunga, due ace consecutivi di fatto per lui, molto importanti. Sostituzione, entra in campo Tonoli al posto di Bergoli, giovanissimo anche lui. Della Lunga, Frazzoni, Tiberti, palla per Tonoli, pallonetto intelligente ma non va giù, palla filo e poi Yudin trova il punto. Brescia toglie le mani a muro e Yudin trova il punto. 21-18, Della Lunga, ancora lui, non trova il campo. Un po' di tensione a bordo campo, sotto il campo, sotto la rete, tra una squadra e l'altra. Tiberti protesta per un palleggio dubbio in campo avversario. Sono cose che ci stanno. Siena in vantaggio di due punti, molto importanti in questa fase del terzo set. Entra Cogliati in battuta per Brescia. Fusco, palla dietro per Romano, muro out. Romano mette a terra il 22-19. E permette a Truocchio di andare in battuta. Tonoli, così così, palla dietro per Bisi, muro out, bravo Tiberti a cercare Bisi a terra in bagger, rovesciato. Brescia prova ancora a crederci, set importante questo. Bisi in battuta, la forza, Fusco a terra, Ciulli dietro per Roma, no, difende Franzoni, difesa importante, contrattacco importantissimo, Bisi, arriva Fusco in difesa, Della Lunga dalla seconda linea, il muro di Esposito, riaccende Brescia, 22-21, punti pesantissimi. Time out chiamato da coach Spanakis. Tanti cambi in questa fase finale del terzo set. In posto 4 Zabonardi ha fatto girare tutti i suoi effettivi questa sera. Ci sono nel primo set Bergoli, Tascioli, ora anche Tonoli. Non c'è più nessuno che possa entrare in quella posizione. Meno uno, Brescia. In battuta va Fabio Bisi. La forza, buona la battuta, si sposta Ciulli. Palla banda per Yudin, muro out. Non di tantissimo da parte di Tiberti. Bravo Yudin.
va Ciulli, jump float su Gagliani, riceve bene Tiberti, spinge per Tonoli, muro su di lui da parte di Romano ed è un 24-21 che mette una seria ipoteca sulla vittoria di questo terzo set. Vediamo però come se la gioca Siena al primo set point. Tonoli, Tiberti al centro, Esposito difende della lunga, palla alta per Romano, schiaccia andando a toccare il muro avversario ed è 25-21 per Siena che si porta qui alla San Filippo di Brescia 3-1 sulla Consoli centrale del latte McDonald's Brescia 2-7-1.
2-7-1 per Siena qui al Centro Sportivo San Filippo di Brescia contro i padroni di casa della Consoli Centrale del Latte McDonald's Brescia, che hanno vinto il primo set 25-15, hanno poi ceduto 25-20, 25-21 il secondo ed il terzo parziale. Brescia si ripresenta in campo con Tiberti in regia, opposto Fabio Bisi. A banda ci sono Andrea Gagliano, autore fino ad un'ottima partita, incrociato lui non c'è Cisola, che ha giocato solo il primo set rientrando dall'infortunio al ginocchio, salvo poi lasciare spazio come previsto dallo staff medico a Bergoli, che viene poi sostituito nel cambio under anche da Tascioli in prima linea. Al centro ci sono Candeli ed Esposito. Per quanto riguarda invece Siena, in regia parte Ciulli, che ha sostituito Fabroni, infortunatosi al polpaccio nel corso del set appena terminato, speriamo che non sia nulla di grave. Opposto Romanò, a banda ci sono Della Lunga, bella azione nel frattempo per Brescia con Bisi, ci sono Della Lunga e Iudin, al centro Zamagni e viene confermato Truocchio, che ha preso il posto di Barone nel set precedente. Libero è sempre Fusco, dall'altra parte il suo collega di reparto è Franzoni. L'attacco di Siena, palla per Bisi, non riesce a chiudere dietro Romanò, il lungo linea è pauroso. Tiberti va a protestare con il primo arbitro per una doppia forse effettuata poco fa in palleggio da Della Lunga. L'arbitro però non fischia mai, palloni anche molto dubbi in palleggio dall'inizio del match che sta facendo così, dunque evidentemente questo è il suo metro. Non è detto che faccia bene, per carità, però se lo fa sempre a questo punto le squadre sanno che il palleggio non deve essere, può anche non essere pulitissimo. Ciulli al centro, Franzoni difende, palla per Bisi che appoggia, Iudin, palla che va direttamente nel campo avversario, Bisi chiude il 4-2. In battuta va Galliani. Botta interessante in battuta Della Lunga, bagger per Romanò. Alla fine c'è la doppia di Della Lunga. Questa volta viene fischiata, è molto evidente. 5-2. Galliani. Iudin dietro, Ciulli per lo stesso Iudin, difende Brescia, palla di là, Fusco, Ciulli per Iudin che chiude molto bene in lungo linea. Si prepara ancora Iudin in battuta. Galliani, Tiberti per Candeli. Ottimo pallone. Brescia inizia bene anche questo set, così come aveva iniziato bene il terzo, salvo poi subire il ritorno di Siena nel finale. Candeli alla battuta.
direttamente in rete, questa volta il servizio di Candeli. In battuta Zamagni. Galliani, Tiberti, chiude Davide Esposito. Bisi, forza, Fusco si difende come può, Della Lunga poi trova un attacco vincente, Tiberti era scappato dal muro pensando forse ad un tocco dell'avversario che invece ha lasciato partire un attacco niente male. Romano. Ace di Romano. Battuta molto ben effettuata. Ancora Romano, questa volta riceve bene Franzoni ed Esposito chiude direttamente in rete, un pallone che meritava migliore fortuna. Galliani, Tiberti, combinazione con Galliani che arriva in pai per sfruttare la finta di Esposito, molto bravo Galliani. Ciulli per il centrale, Truocchio, palla molto arretrata, sbaglia la palla al giovane centrale, permettendo a Brescia di andare sul più 2, 9-7. Ciulli per Della Lunga, muro su di lui, rigioca Siena, ancora Ciulli, ancora Della Lunga, ancora muro, ancora copertura. Ciulli si ripropone, questa volta dietro per Romano che passa attraverso il muro bresciano, tra una mano e l'altra. Ciulli, Romano trova questo pallone in mezzo al campo. Della Lunga appoggia, Franzoni, Tiberti al centro, Esposito la gira bene verso posto 2 nei 3 metri. E Brescia veleggia ormai stabilmente a più 2 dagli avversari che però sono sempre lì. Esposito, battuta e Lunga, molti gli errori in battuta anche questa sera per Brescia. In questo fondamentale. Si prepara alla battuta Panciocco che entra proprio per questo fondamentale. Bergoli riceve, Tiberti per Galliani, lungo linea efficace che va anche a sfiorare, dunque a toccare il muro avversario. 11-9 sempre per Brescia, che deve, per portare a casa almeno un punto e per puntare a tie break, vincere obbligatoriamente questo set. Palla per Romano, out l'attacco di Romano, molto vicino alla linea, vediamo. Si chiamano il video check oppure no? Non lo chiamano.
Zamagni forse voleva che il suo allenatore chiamasse il videocheck. Così non è stato. La palla di Tiberti danza sul nastro della rete poi per due volte e poi scende lateralmente. Ciulli, il regista di Siena, verso posto 1, Galliani non è preciso in ricezione. Tiberti chiede. Vediamo se chiede video check Zambonardi. Chiede il video check Zambonardi per verificare. Non so per che cosa, onestamente, ma non so nemmeno che cosa ha fischiato l'arbitro, se il tocco out di Tiberti, l'invasione o cosa. Vediamo. Forse i giocatori bresciani sostengono che l'arbitro abbia fischiato anticipatamente la palla out, ma che il pallone non abbia toccato la banda e quindi non sia out. Forse vogliono verificare questo. Vediamo. L'arbitro dice che la palla è out. C'è un po' di confusione sulla decisione dell'arbitro e su che cosa hanno chiamato al video check i bresciani. Da qui onestamente non riusciamo a capirlo. Palla al centro per Candeli. Brescia sempre lì, a più due. Per ora tiene il vantaggio, Bassera non è distante e già nel terzo set ha dimostrato di poter ribaltare la situazione. In quel caso l'ha fatto con due esse consecutivi di Della Lunga. Bel palleggio ad una mano di Ciulli, che serve un buon pallone a Zamagni. Udin batte molto forte, in difficoltà Franzoni, poi Galliani appoggi Bagher, Fusco per Ciulli, dietro per Romano, molto potente da posto 2 l'opposto, Mancino, nulla poi in questo caso la difesa bresciana ed è parità, 13-13, Siena però avanti 2-7-1. Franzoni ancora in difficoltà, palla alta per Bisi, non trova il campo, o forse sì, vediamo, sì, c'è stata una deviazione. Dunque punto per Fabio Bisi, deviazione leggera ma evidente per l'arbitro che era lì davvero a due passi, dunque punto per Brescia con Fabio Bisi, in battuta va Candeli. Ciulli spinge per Della Lunga che gioca ancora sulle mani del muro, andando a trovare un blockout alto, sempre molto sicuro Della Lunga, sbaglia poco, è sempre pronto, giocatore grande, tasso tecnico e atletico per questa categoria, non smetterò mai di dirlo. Galliani però questa sera tiene il passo, sta giocando una partita davvero di spessore. 15-14, sono di fatto i due migliori in campo per ora. Fabio Bisi. Pallone di qua, Esposito, Tiberti va su, tenta il tocco,
Siena è pronta. Bisi, seconda linea. Gran palla per Fabio Bisi. 16-14. Bella azione. E bravo Bisi questa volta a chiudere con coraggio per il rinnovato più due bresciano. Bisi in battuta, prova a forzare. Siena riceve sui 4 metri. Romano. Passa ancora, è cresciuto Romano nel corso del match. Aveva iniziato in modo molto contratto, poi si è liberato. Ora sta giocando con discreta continuità. Dello stesso Romano che va in battuta. Galiani non riceve bene, palla altissima, difficile per Bergoli che trova comunque una schiacciata interessante. Ciulli dietro per Romano, il pallonetto, Tiberti è pronto, palla per Bisi, rigiocata possibile, Brescia ci riprova, ancora Bisi molto staccato da rete, non trova il campo. Chiede un video check per un tocco Zambonardi, che onestamente non abbiamo visto. Non penso ci siano dubbi sulla decisione, però vediamo. Palle out, dunque nessun tocco. 16 pari. In battuta Romano. Sbaglia la battuta. Dall'altra parte si prepara Michele Bergoli. Interessante il servizio, palla di qua, Esposito, Tiberti, palla per Galiani, pallone schizza via, non riesce Fusco a recuperare. Viene richiamato dall'arbitro per aver strattonato i cartelloni pubblicitari a bordo campo. 18-16, cartellino giallo per lui. Attenzione Michele Bergoli, autore poco fa di una battuta interessante. Ci riprova. Ace di Michele Bergoli, importantissimo, 19-16, arriva per Brescia nel momento giusto questo ace, un più 3 alla vigilia della fase calda di questo quarto set. Sprachis lo sa e chiama subito il time out. ...19-16 per Brescia, che pur senza Cisolla se la sta giocando alla pari con la fortissima Siena. Questa è già di per sé una buona notizia. Buona notizia poi l'altra, è che abbiamo rivisto finalmente Cisolla dopo tre partite di assenza. Ha giocato il primo set, l'ha giocato bene, sul ginocchio sta recuperando e gradualmente troverà sempre più spazio in campo per poi essere protagonista nel finale di stagione. Questo è l'obiettivo della società. 19-16. Sostituzione. Entra in campo Fantauzzo in ricezione al posto di Judin. Ancora Bergoli, autore poco fa di un ace e appena prima di una battuta vincente comunque.
Anche questa non è male. Palla alta per Della Lunga che non passa. Questo è un errore piuttosto grave, non da lui direi, da parte di Della Lunga, che permette a Brescia di andare sul 20-16. Turno in battuta molto importante da parte di Michele Bergoli. Ancora lui al servizio. Ciulli, palla per Della Lunga che passa da posto 4. ...20-17... per poter portare a casa l'intera posta in palio. Siena deve trovare qualche punto in più. Della Lunga è l'uomo giusto, ma la sua battuta termina in rete. Nel set precedente invece proprio dei suoi servizi erano arrivati due ace decisivi. Sostituzione, entra in campo Cogliati. È dotato di un buon servizio, vediamo, batte su Yudin che non è irreprensibile nella ricezione. Romano sbaglia, ma Spanakis chiama un video check per un'invasione da parte di Brescia. Vediamo se c'è. Stanno guardando l'azione attentamente, vediamo se c'è stato un tocco a rete oppure no. Vediamo la decisione dell'arbitro. Non c'è l'invasione. Palla dunque ancora per Brescia, 22-17. Cogliati. Buona la battuta, Yudin però riceve meglio. Ciulli al centro, molto bella questa palla per Truocchio che chiude bene per Siena. Rientra Esposito al posto di Cogliati che però ha fatto il suo dovere con due buone battute, la prima soprattutto. Esposito peraltro subito sostituito dal libero Franzoni. Dall'altra parte Panciocco. Anche lui cambio under su Truocchio, in battuta, appoggia, Franzoni riceve bene, Tiberti per Gagliani, muro out di Gagliani, 23-18, Tiberti, il capitano della console centrale del latte McDonald's, Brescia si prepara al servizio. Su Fusco, Ciulli dietro per Romano, che botta ragazzi, Romano lungo linea, ottimo, preciso, potente, nulla da dire. E Ciulli, subentrato a Fabbroni a causa di un infortunio al palleggiatore titolare al polpaccio nel corso del set precedente, va in battuta. Franzoni. Così questa volta in ricezione, palla per Gagliani, pallonetto difeso bene da Siena, poi Romano che riesce a trovare un diagonale efficace sul quale Tiberti non è preciso nella difesa. Siena prova a rimontare, ha ancora qualche cartuccio a propria disposizione, palla in mano per Ciulli, Zambonardi decide di rifugiarsi in un time out che ha come obiettivo primario quello di togliere la concentrazione agli avversari, in modo particolare a chi andrà in battuta per Siena, ovvero il palleggiatore Ciulli, e come obiettivo secondario quello di dare un respiro ai suoi, un paio di indicazioni tattiche per questo finale, soprattutto per il muro. Abbiamo visto in quanto
è lì che insiste spesso Zambonardi con i suoi consigli, anche se qui la prima situazione sarà la ricezione e la rigiocata nel cambio palla. 23-20, Ciulli. Buona battuta, Franzoni in difficoltà, ma Tiberti può comunque palleggiare bene. Bisi attacca, palla a filo e poi Candeli chiude, ma c'è, penso, un'invasione sotto rete per Ciulli. Chiede il video check per un'invasione di Candeli. Vediamo se Candeli è andato a toccare la palla al di là, completamente al di là della rete. La palla è buona. 24-20. Set point Brescia, in battuta Galliani. Buona la battuta, Fusco si difende a ricezione, palla per Romano, migliore dei suoi in questo quarto set, passa con grande continuità, lo fa anche in questo caso, ed ora si va al secondo set point per Brescia, 24-21. Iudin, buona battuta, Franzoni dà comunque un ottimo pallone a Tiberti. Candeli prova a chiudere, Fusco recupera il pallone e alla fine il pallone è giocabile. Galliani, palla dietro per Bisi che mette a terra dopo un'azione rocambolesca, 25-21, due set pari tra la console centrale del latte McDonald's Brescia e la Emma Villas Obesiena. Dunque si andrà al quinto e decisivo set.
tutto pronto per il quinto e decisivo set che deciderà questa sfida dell'anticipo della quinta giornata di ritorno del campionato di pallavolo di Serie 2 tra la Consoli centrale del latte McDonald's Brescia e l'Emma Villas OB Siena. Errore battuta per Yudin in apertura, Siena in campo con Ciulli regia, Ciulli ha sostituito Fabroni, infortunato nel terzo set ad un polpaccio, opposto Romano, la banda della lunga incrociato con Yudin al centro, ci sono Zamagni e Truocchi. Galliani passa dall'altra parte per il punto bresciano in apertura che segna il 2-0. Galliani chiede scusa all'avversario, l'ha colpito alla gola. Brescia in campo con Tiberti in regia, opposto Fabio Bisi. A banda ci sono Bergoli che sta sostituendo Cisola, che ha giocato come previsto dallo staff medico il primo set, ma poi ha lasciato spazio al giovane Bergoli, che tra l'altro sta giocando una buonissima partita. Incrociato con Galliani al centro, Esposito e Candeli, libero e Franzoni. Dall'altra parte invece per Siena, ce ne siamo dimenticati, ma lo conosciamo benissimo perché è cresciuto proprio nelle giovanili di Brescia, Pasquale Fusco. 2-1 dopo il punto di Romano. Galliani in difficoltà sulla buonissima battuta di Zamagni, va su ancora Galliani, difende Siena, Esposito per Tiberti, dietro Bisi che trova il punto del 3-1. In battuta per Brescia Esposito. Yudin, palla per Romano che passa ancora. Romano la battuta molto interessante, ben ricevuta, però arriva Galliani con uno splendido tempo, buona però la difesa di Siena, palla per Della Lunga, contrasto a muro, si rigioca, Ciulli dietro per Romano, tocca il muro bresciano, Bergoli difende, Tiberti dietro, Bisi, ancora la difesa, si rigioca, Della Lunga prova a chiudere, difende bene Franzoni, palla per Galliani, muro out, che scambio! Complimenti a entrambe le squadre che si sono davvero spese alla grande per questo scampolo di grande volley che alla fine ha regalato il punto a Brescia. 4-2, quinto decisivo set, Tiberti, il capitano, la bandiera in battuta, battuta corta, Fusco riceve, bene, Ciulli per Della Lunga, difende Galliani, palla per Galliani, non benissimo il palleggio, costruisce Siena con Romano, che non sta sbagliando più nulla da un po' di tempo a questa parte. Si prepara Della Lunga. Galliani, palla per Bisi, bravo Fabio Bisi, da posto 4. Brescia appare solida in questo avvio di quinto set, ma le due squadre sono lì. Tiberti chiede formazione. In battuta va Galliani. Come sempre Tascioli prende il posto di Bergoli in prima linea a muro. Yudin
Udin riceve bene Ciulli dietro per Romano, out, la schiacciata di Romano. C'è un, non c'è nemmeno il video check, alza la mano Tascioli. Dunque il tocco bresciano sull'attacco di Romano, altro punto per Romano, sono 4. In questo quinto set Romano ne ha messi a segno 9 nel corso del quarto set. Con il 67% in attacco, ha giocato quasi solo lui in attacco per Siena. Attenzione al servizio Panciocco, battuta direttamente in rete. Dall'altra parte si prepara Candeli. Fusco, Ciulli, palla per Udin, difende Galliani a terra, poi Candeli appoggia in bagher alto. Fusco, free ball, Ciulli al centro, non passa Zamagni, Esposito blocca la strada, muro importante. 7-4. Imbattuta ancora Candeli. Romano, passa sempre Romano. La palla era un po' avanzata, ma Romano ha giocato alla grande. Ciulli. Galliani in palleggio, Tiberti al centro, la difesa schizza via, Fusco la recupera, dà un pallone per Romano, non riesce a chiuderlo, Brescia contrattacca con Bisi, per l'8-5 Fabio Bisi, sta giocando un ottimo quinto set. Cambio campo. Cambio campo sull'8-4, Brescia sta trovando un buon feeling in tutti i propri giocatori, soprattutto con Fabio Bisi in questo avvio di quinto set. In battuta andrà naturalmente ancora Fabio Bisi, 8-5. Chiama il time out Spanakis, atipico diciamo dopo il cambio di campo, ma evidentemente avendone ancora due a disposizione Spanakis vuol dare qualche indicazione ai suoi, mettere ancora più pressione a Bisi, ci sta. La sua squadra questa sera ha alternato momenti positivi ed altri onestamente più appannati. In ogni caso Siena ha iniziato molto bene questo girone di ritorno, trovando 4 vittorie su 4 partite. Per Brescia invece una vittoria in apertura contro Taranto, poi 3 sconfitte che sono coincise peraltro con l'assenza del campo di Cisolla. 8-5. Bisi. Della lunga. Ciulli per Udin. Spinge un pallonetto a scavalcare Tascioli. E dello stesso Udin, l'australiano Udin, di nascita russo o di origine russo,
fa la battuta, 8-6. Ace, molto ben colpito questo pallone da Judin. 3 vittorie. Molto precisa e complicata, un lungo linea ad uscire con spalla in extra rotazione dal centro verso il posto 5 avversario. Nulla da dire, molto bravo. Time out questa volta per coach Zambonardi. Lui prova a togliere un briciolo di concentrazione all'avversario in battuta e carica i suoi, che si sono meritati, pur con una grande assenza come quella di Cisola, questo quinto set, ma ora se la stanno giocando e hanno ancora un vantaggio, seppur risicato, di un punto, che però nel quinto set può essere determinante. Judin ci riprova, il nastro della rete favorisce in questo caso Gagliani, al centro Esposito tira una botta sulle mani alte del muro avversario, trova un block out interessante. Attenzione alle battute di Bergoli, che nel quarto set ha lasciato il segno. Ci riprova, Fusco riceve bene, però Ciulli dietro per Romano, muro out, ancora Romano. Gagliani, palla ancora per il Gallo, out questo attacco. Errore abbastanza importante, determina il 9-9. Zamagni, Franzoni, palla per Bisi. Altro errore, arrivano 2 errori consecutivi che potrebbero costare carissimi a Brescia. In un attimo si ribalta la situazione. 2 errori in attacco per Brescia. Vediamo se c'è stata o meno l'invasione da parte di Della Lunga, ma penso di no. L'invasione non c'è, la palla di Bisi out. 10-9, set aperto, ma Siena ha ribaltato l'inerzia di questo quinto set. Ed ora è in vantaggio di un punto. Zamagni, Franzoni si difende, in ricezione, palla per Gagliani, muro su di lui, si rigioca, ancora Gagliani. Wow, grande palla questa per Gagliani, coraggiosa, il muro era su di lui. Ha dovuto giocare con freddezza. Parità 10-10. Grande equilibrio. Finale di match tutto da seguire. Esposito, vediamo se riesce a trovare una battuta convincente, lo fa. Ciulli, palla dietro per Romano, la difesa. Tiberti, palla per Bisi. Palla out! Palla out! Ed è il punto per Fabio Bisi, che poi mima un recupero facendo venire l'infarto ai pochi sponsor presenti, dirigenti più che sponsor. Palla per Della Lunga, che passa da posto 4. Bravo Della Lunga, che non molla. 11-11, si va via in equilibrio. Qui ogni pallone scotta. Romano, decisamente il migliore dei suoi in questa seconda fase del match, va in battuta e questa volta però trova la rete. 12-11 Brescia. Tiberti, attenzione, perché anche dalle battute di Tiberti nascono buone cose. Battuta non potente, tattica furba, vediamo che cosa fa.
batte al centro su Judin, che però riceve bene. Al centro Ciulli, la difesa di Bergoli. Palla alta, importante per Gagliani, va su, difende molto bene Fosco. Ciulli dietro per Romano, Tiberti difende, va su Bisi, pallonetto, bella difesa di Fusco, arriva Romano e c'è il muro di Gagliani. Che muro al termine di un'azione spettacolare, dove le difese sono state assolute protagoniste. Muro su Romano, la prima volta che viene murato da tre quarti d'ora questa parte. Zoppica anche un po' Romano. 13-11 Brescia dopo il muro di Gagliani. Ora Brescia è riuscita a ribaltare nuovamente la situazione a proprio favore, ma nel quinto set è così che vanno le cose, soprattutto quando c'è il massimo equilibrio in campo. Dunque partita tutt'altro che finita. Tiberti in battuta, vediamo che cosa decide di fare Tiberti al servizio. Batte sempre jump float, deve scegliere dall'altra parte su chi batte. Battere Della Lunga, che è in prima linea, Judin al centro, oppure Fusco in posto 1. Vediamo. Tiberti batte su Fusco, riceve però bene Ciulli, a banda per Della Lunga, al muro, la copertura. Palla ancora per Della Lunga, staccato, muro, copertura di tacco. Poi ancora Brescia rigioca. Franzoni, palla alta per Bisi, gioca sulle mani del muro, recupera Siena. Ciulli dietro per Romano, che ha ancora tanto da dare, trova un fendente con un muro out pregevolissimo per Siena. 13-12, quinto set apertissimo. Questa era una schiacciata importante, è stato bravo Romano. Della Lunga, attenzione, con la battuta può fare malissimo, ci prova e infatti fa malissimo. A Brescia trova un ace pesantissimo che riapre questo quinto set 13-13 da capo. Della Lunga velenosissimo in battuta, lo aveva già fatto vedere nel quarto set con due, nel terzo set con due ace che avevano cambiato quel parziale, ed ora in modo ancora più decisivo con questo ace riapre il finale di questo quinto set. Brescia dal 13-11 si ritrova sul 13 pari. Della Lunga andrà in battuta al rientro dopo il time out. Grande tensione in campo, come al solito con queste partite spettacolari il pensiero va sempre a questi palazzetti vuoti e al pensiero di cosa avrebbe potuto essere una partita di questo tipo, un finale di questo tipo con 2000 persone presenti al San Filippo. Ma un giorno ritorneremo tutti a riempire questi palazzetti. Della Lunga, battuta molto bella, palla a filo, Tiberti, il muro, recupero, Brescia da di là in bagher, corto. Ciulli dietro per Romano, difende ancora Brescia, Tiberti, palla alta per Gagliani che non trova il campo e Siena va al match point 14-13. Match point Siena. Della Lunga in battuta, battuta forte, molto forte, in difficoltà Brescia e trova l'ace Della Lunga che chiude la contesa 15-13. Si chiude questo quinto set a favore di Siena, che ha saputo ribaltare e trovare
con Della Lunga la zampata vincente per il 3-2 finale. I parziali 25-15 per Brescia, 25-20, 25-21 per Siena, 25-21 nuovamente per Brescia, nel finale 15-13 per Siena. Una partita molto intensa, bellissima. Complimenti a entrambe le squadre. Il premio MVP Maisprez va a Galliani per Brescia e a Romano per Siena, anche se più giocatori lo avrebbero meritato questa sera. Una buona serata a tutti da Claudio Chiari.